Marsala siamo noi, una fede siamo noi, un sogno. Marsala siamo noi, una storia siamo noi, un'onda azzurra. E dottor Mannoni, che era il medico sociale, si fu formata per la squadra che vinse il campionato di prima categoria, disputando poi lo spareggio a Castelvetrano contro il Castellammare. In cui si giocava a Ciavolo e ogni partita più di 1.000 spettatori al cospetto degli uomini allenati da Andrea Baiata. Una cosa incredibile. Ricordo che quando iniziamo la preparazione in via Pianto Romano. a Pianto Romano, praticamente c'erano due solo tifosi. Ogni giorno che passava i tifosi aumentavano. Poi quella squadra poi era una squadra simpatia. E addirittura poi al Campociavolo c'erano sempre oltre 1.000 spettatori che assistevano alle gare del Marsala in prima categoria, una cosa Che incredibile. cosa significa per i tifosi marsalesi l'amore e la passione per la maglia? Proprio in quell'anno, in promozione, giocava un'altra squadra legata a fattori politici, infatti che in un primo momento si chiamava PLO Pizzo, poi Pro Marsala, ma vista soltanto da pochissima gente. Mentre il Marsala 1912, al cospetto della propria maglia e del proprio vessillo, veniva seguito in casa e anche in trasferta in campi molto rudimentali della Sicilia. Ma senza dubbio il Marsala era la squadra del cuore di tutta la tifoseria. L'altra era una squadra marsalese, sì, però una squadra che non riscuoteva, diciamo, la simpatia dei tifosi, perché già c'era il Marsala che era la squadra simbolo della città, e quindi questo senza dubbio influiva negativamente per l'altra squadra. Dopo alcuni campionati strepitosi, tra cui quello della prima categoria, la fusione del campionato 88-89. Nunzio Giacomarro fa un passo indietro e cede la società ad altre persone legate alla politica con la promessa di un cospicuo contributo comunale che permise al Marsala negli anni seguenti di fare dei buoni campionati in Serie D attraverso il ripescaggio. Allora interregionale. Ma di sicuro nell'88 praticamente, quando si finì il campionato di promozione, allora due squadre in promozione erano un po' troppe, e allora su interessamento dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Genna e anche dal senatore Pietro Pizzo, si venne così alla determinazione di creare una sola società. Complice anche la composizione di un girone di Serie D tutto siciliano. Ebbene, il Marsala allora, Nunzio Giacomarro fece un passo indietro, come si diceva prima, un nuovo gruppo di dirigenti subentrò a Nunzio Giacomarro, e quindi il Marsala fu ripescato allora in quarta serie in Serie D. E disputò, allenato quell'anno da Enzo Domingo, e disputò, diciamo, un campionato onorevole con una salvezza tranquilla. E da lì scattarono quelle basi per vincere il campionato di quarta serie, appunto, con Mario Buccilli, quando il Marsala poi fu promosso in G2. Ma facendo qualche passo indietro, ricordiamo il periodo in cui Gigi Carducci allenò il Marsala per 2 anni tentando di andare vanamente in Serie C. Di quelle 2 annate ricordo favorevolmente alcune occasioni, intanto il derby vinto in campo neutro ad Alcamo contro il Trapani per 5-1, poi un altro amaro derby, una sconfitta l'anno successivo, nell'anno in cui volevamo tornare in C. 2-1 a cospetto di tantissimo pubblico. Ma senza dubbio Gigi Carducci allenò 2 anni il Marsala, e detto un gioco a questa squadra, specialmente il primo anno, il Marsala giocò forse il calcio più bello di tutta la categoria. E il Marsala si classificò al terzo posto disputando un grande campionato. Poi nell'anno successivo il Marsala preparò la squadra per cercare di vincere il campionato, e purtroppo non ci siamo riusciti per tanti fattori che è inutile elencare. Che tu parli di quella sconfitta col Trapani qua al Municipale, appunto, per 2-1, complice anche le disattenzioni del portiere Polessi, praticamente, che hanno penalizzato il Marsala. Marsala addirittura in vantaggio con Noiagono sul calcio di punizione, un calcio di rigore su Scudieri, ricordo benissimo, non concesso dal direttore di gara,
Preskern di Mestre, che poi arrivò anche in Serie A. Ecco, quindi basta sbagliare che uno viene promosso poi in serie superiore. E quindi quella sconfitta pregiudicò il campionato del Marsala e non permise agli azzurri di poter vincere il campionato. Poi anche una crisi economica, come succede spesso in questi casi, ha un po' penalizzato il tutto. E Nino Barraca e compagni, che allora difendevano i colori granata, approdarono in Serie C. 93-94 fu un campionato mediocre. All'inizio la guida tecnica affidata a Enzo Domingo, che era promotore di una cordata di dirigenti, che poi venne meno. Enzo Domingo fu messo da parte. In panchina ritorna Andrea Baiata con il suo gioco spumeggiante e la sua zona totale. Quell'anno verrà ricordato per un grande incaggio del Marsala. Marco Materazzi, un ragazzino sconosciuto, famoso più che altro per il padre, che era un ottimo tecnico di Serie A nonché un ex calciatore, venne a giocare a Marsala, segnò 4 gol importanti e si mise subito in luce. Da lì l'escalation in Serie C col Trapani, poi a Perugia, in Inghilterra, il ritorno in Italia a Perugia e la consacrazione con l'Inter. Ma senza dubbio che l'anno, malgrado il campionato mediocre, diciamo, giocato da Marsala, l'unica nota positiva fu il lancio di questo ragazzo, che allora appena diciottenne, che arrivò a Marsala, e a Marsala poi lui era un esterno sinistro, però per le sue caratteristiche poi Andrea Baiata lo propose come difensore centrale, e Marco Materazzi da lì si lanciò verso una grande carriera, passò al Trapani, dal Trapani al Perugia, da Perugia poi in Inghilterra, ritorno a Perugia e successivamente nell'Inter, è ora campione del mondo nel 2006. Campionato 94-95. L'estate del 94 fu molto calda, il Marsala rischiava di non iscriversi al campionato. Guarda caso, Vito Donato, Franco Patti, altro tifoso del Marsala, e Leo Mannone decidono di fare qualche cosa. Invitano la cittadinanza a partecipare ad alcune riunioni, una tra le più importanti in un locale del comune, in cui si avvicinarono diversi sportivi, quali Lucio Di Girolamo, Osvaldo Asar ed altri. Viene composta una nuova società con alla guida Diego Maggio e, incredibilmente, costruendo una squadra in poche settimane, quella squadra regala al popolo lilibetano un'altra grande vittoria verso una C2 che il Marsala non aveva più da 11 anni. Sì, quell'anno le cose non andavano bene all'inizio, c'è un grande movimento, diciamo, di opinione popolare tra alcuni amici, alcuni tifosi, che attraverso delle riunioni riuscimmo, diciamo, a coinvolgere un po' tutta la classe imprenditoriale marsalese, e tra questi l'avvocato Diego Maggio, che divenne il presidente di quella società. E quel campionato il Marsala lo vinse con Mario Bucilli, appunto, allenatore, e il Marsala vinse un campionato, io direi, così, non preventivato, anche perché all'inizio le cose non andavano benissimo. Il Marsala aveva un distacco enorme, 6 punti da Civitavecchia e Monterotondo. Il Marsala, e la vittoria era 2 punti allora. Recuperò quel distacco e riuscì a vincere il campionato, quindi diciamo è stata una grande stagione, un grande finale di campionato con una lunga serie di risultati positivi che hanno portato il Marsala poi a vincere quel campionato ed essere promosso in Serie C. Due campionati mediocri in C2.